Ciao a tutti! Allora, volevo farvi vedere i miei smalti, quelli un po' più meglio, tra virgolette, gli altri sono di mercato, comunque sono vecchi. Allora, partiamo da Kiko, che sono comunque la maggior parte. Allora, di Kiko avevo preso una delle prime collezioni che avevo cominciato a collezionare. E sono questi rock top, e sono vabbè, questo azzurro. I colori sono qua, ecco, ve li giro così, ok, perfetto. E i colori sono questi. Poi, allora, sempre di Kiko sono dunque. Avevo preso questi qui a specchio. Questi a specchio, questi due sono beh, molto simili. Argento, e poi questi due rosa, rosa antico. Comunque, i colori sono questi. Ok, infatti molto simili questi due. Dopo, allora, andiamo andando. Ah, vabbè, questo è uno singolo. Questo è Cupcake, molto bello sull'unghia. Numero 654, molto bello sull'unghia. Poi, allora, questo che anche questo è singolo, nel senso Magnetic. Questo color verde, il numero 705. E poi, allora, quelli sabbiati che mi ero inscimmiatissima con questi sabbiati. Se ho rovinato il tappo, però. Allora, sono questi colori qua. 1, 2, 3, 4. E i colori sono questi. No, non sto a pronunciarli tutti perché ho appena girato un video. L'ho appena girato, ma basta, mi si è invito lo spazio e quindi non sto a dire tutti i colori, però sono qua. Poi, allora, vabbè, questi che sono, no, nulla. Celebration, no, allora, questi sono della collezione Holographic 1, 2 e 3, che li avevo presi tutti e tre, no, ne avevo presi tre, non avevo preso l'altro, quello dorato, credo. Non avessi preso 400, 401, 402, belli precisi. Poi, vabbè, questo ma è semplicemente Celebration ed è il numero 422. Mi ero inscimmiata, ma lo sono ancora con colore verde, verde Tiffany. Scusate, che poi in realtà la commessa mi ha detto: no, guarda che il verde Tiffany non è questo, ma è quell'altro. Quindi ho tipo tre di questi. Questo, per esempio, è il 526. Tre di questi in tre diverse, tre diversi, come si dice, gradazioni, tonalità. Poi, questi mi sono stati regalati, sono della collezione Sun Pearl. Infatti, questo garantisco che è rossissimo, è rosso. È rossissimo, è il numero 430 e il 428. Eccoli qua. Poi, di chi, allora, di Kiko all'ultimo, questo, ma è nulla, semplicemente. Numero 488 e l'ultimo di Kiko, sì, questo Quick Dry molto scuro, numero 811. Poi, ah, questa è Bottega Verde, questo è un bordeaux, anzi, c'è scritto rosso fuoco. Rosso fuoco, infatti, molto festivo. Poi passiamo ad Avon. Allora, di Avon sono intanto questi. Beh, a parte poi tutte le basi, coso, indurente, cuticole, così cosa. Allora, questo marrone. Questo, ma va, tipo verde acqua. Poi questo che è un azzurro, si vede male, però è un azzurro, garantisco che è un azzurro. Ed era, è un set, qui c'era questo e la palette, molto estivi entrambi. Infatti è Blue Water, Arctic Water. E infine questo che è un blu. Questo è un bel blu, è un signor blu. Poi sempre di Avon sono questi sono due top coat, Mosaic Effect, nero, nero e argento. Questo argento è bellissimo, festivissimo, fantastico. Ah, quello che ho sulle unghie adesso, se lo recupero, è questo, infatti, questo marrone. Poi, vabbè, questo di Essence, ma era il Color and Go, ma prometteva un po' di un minimo di volume, ma insomma,
di spessore, ma infatti l'ho preso neutro perché lo metto sotto. Poi, questi tre di bottega verde, rosa baby, si chiama proprio rosa baby, questo è oro antico e questo è verde, verde, verde caribe, sono quelli piccolini. E l'ultimo, ancora più piccolino, è questo, che è, quando è, che marca è? Ma tipo Tigotà, fa questa po', no, Tigotà, sì, non so manco che nome sia, insomma. E nulla, questi erano quelli un po' più carini, in senso un po' più, un po' migliori, insomma, ecco. Va bene, e vi saluto, ciao!